meraviglioso, e vedendovi qua così tanti, così calorosi, una sola certezza: il 25 maggio avremo un sindaco, sarà il nostro sindaco, sarà il sindaco di tutti. Siamo alla fine di questa campagna elettorale e ci corre obbligo fare chiarezza un po' di tutto quello che è successo. È giunto il momento di parlare a voi. In Europa, lo farò con una similitudine, in Europa alla fine degli anni 40 si sviluppò un movimento chiamato cosiddetto teatro dell'assurdo. Aveva fra i suoi maggiori esponenti Samuel Beckett e Eugène Ionesco, così per fare due nomi. Si caratterizzava dal fatto che tutte le azioni che si susseguivano non avevano alcuna logica. Per fare un esempio, durante la narrazione si parlava di una persona che era vegetariana, si spiegava tutti gli effetti benefici dell'essere vegetariano e poi si concludeva che si sedeva e si mangiava un bella bistecca alla fiorentina. Quindi lo spettatore restava un pochettino così stranito, diceva: ma cosa sta succedendo? Questo perché lo voglio dire? Perché noi qua a Cinisi, dal dicembre 2013 ad oggi, abbiamo assistito alla cosiddetta politica dell'assurdo. Abbiamo un movimento che è nato in piena contrapposizione all'amministrazione uscente, che a noi ci accusa di continuità, e si sceglie il primo candidato a sindaco un consigliere del nostro movimento, che mai aveva pubblicamente dichiarato avversione al movimento, all'amministrazione uscente. Poi, per motivi suoi personali, motivi naturalmente di salute rispettabilissimi, si è dovuto ritirare in buon ordine, non ha più partecipato alla vita politica. No, forse no, comunque, andiamo avanti. Il nuovo candidato a sindaco dichiara, e lo dichiara lui pubblicamente in interviste, di avere affidato la sua campagna elettorale al suo direttore. Il suo direttore chi è? Della nuova campagna elettorale, la campagna elettorale del cambiamento, uno che ha fatto per quasi tre anni l'assessore dell'amministrazione uscente e che pubblicamente dichiarava che questo sindaco era il miglior sindaco che avesse avuto il comune di Cinisi negli ultimi 30 anni. Non è finita, dico la ciliegina sulla torta, ora dice andremo avanti, vediamo cosa succede. Si scelgono i candidati assessori, il cambiamento contro questa amministrazione, contro noi che siamo la continuità, contro tutto il mondo, contro Conni, contro quello, contro quell'altro. Però si vede che girando, uno degli assessori per tre anni dell'amministrazione Palazzolo, che fino al giorno prima lodava sperticatamente Giunta Palazzolo, ed ancora attacchi continui ai nostri consiglieri comunali uscenti che si sono ricandidati con Gian Giacomo Palazzolo, questo pubblicamente, poi privatamente li andavano a cercare per farli candidare con loro. Li andavano a cercare ad uno, e posso fare nomi e cognomi, a Giuseppe Manzella, a Nino Ruffino, a Nino Anselmo, che sono stati leali fino all'ultimo. Perché la lealtà è un valore, non è un disvalore. Ai nostri figli dobbiamo fare... Cos'è la lealtà? Che differenza c'è tra una persona leale e un voltagabbana? Ci mancare nulla, ecco un'altra cosa, spunta un nuovo candidato a sindaco con un obiettivo, quello di cercare di indebolire la coalizione che più di tutte è il consenso popolare. Poverini loro, non ci riusciranno. Ma che cosa accade? Accade qualcosa di veramente strano. Uno dei maggiori sostenitori di quest'altra coalizione cerca i voti per il candidato a sindaco di un'altra coalizione, per difendere che cosa? Non siamo stupidi!
ancora questi consiglieri, questi nostri candidati così vituperati, però in realtà sono tanto ricercati. Fino a 2 giorni fa il gatto e la volpe, li chiamerò così, sono andati dal padre di un nostro candidato in consiglio comunale a cercare di convincerlo di fare il voto disgiunto. Se voti non ne avete è un problema vostro! Ieri sera abbiamo assistito, tanti di noi, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, dal loro credo, dalla vicinanza o meno all'amministrazione, ad un comizio che è stato una grande lezione di vita, e vi spiego perché è stata una grande lezione di vita. Per la prima volta un'amministrazione uscente ha affrontato a viso aperto i suoi elettori, rendendo conto di quello che aveva fatto. Io non sto a dire se è stata una buona o una cattiva amministrazione, il mio giudizio sarebbe troppo di parte, il tempo darà ragione in un senso o nell'altro, ma una cosa voglio dire a tutti gli altri. Dico, l'amministrazione uscente ha dato una grande lezione, ha dimostrato cosa sono gli uomini e come sanno affrontare le proprie... A differenza di quei soloni della politica che solo su Facebook scrivono qualche cosa e non hanno mai ritenuto, non hanno avuto la capacità di affrontare la gente, di dire quello che hanno fatto. Un'altra cosa, così tanto per stemperare, dico, questa sera avremmo dovuto avere qui con noi il presidente Napolitano, ma è rimasto bloccato con Crocetta, scusate. Abbiamo discusso durante la campagna di programmi, abbiamo cercato di sentire anche i programmi altrui. Qualcuno li ha fatti, dico, noi non abbiamo problemi ad ammetterlo, la possibilità di confrontarci, di pigliare le migliori idee. Con altri è stato veramente difficile, dei programmi inesistenti, cercavamo di capire come la pensavano, per esempio sui rifiuti. Scappato ha detto che i rifiuti, la gestione è in house, quindi alla spiegazione di gestione in house ci ha spiegato che gestione in house vuol dire in casa, e questo è stato un grosso riconoscimento che abbiamo avuto. Poi, vabbè, che cosa si tratta del problema del bilancio, del patto di stabilità, della stabilizzazione dell'SU con noi, la gestione in house, questi sono dettagli, non sono importanti, l'importante è che tutti voi sappiate che gestione in house vuol dire in casa, questo è fondamentale. Un altro aspetto da non sottovalutare, perché è importante e questa è una conoscenza che dobbiamo tutti quanti compartecipare. Dico, l'acqua dalla sorgente Sansotta arriva a noi con il famoso principio della sucarola. Secondo solo, per importanza scientifica, quello di Archimede. Cambio in corsa. Poi un'altra cosa, dico, sulle città metropolitane avevamo cercato di confrontarci, abbiamo capito che per il nostro avversario la cosa importante delle città metropolitane, la sua contrarietà alla città metropolitana, è data dal fatto della tutela della nostra lingua. Ma questo è tutto vero, non diciamo nulla di più e nulla di meno di quello che hanno detto. Lo vogliamo condividere con voi. Forse sarebbe stato meglio per qualcuno, piuttosto che preoccuparsi degli avvocati e di quello che fanno gli avvocati, di fare qualcosa dove non sono secondi a nessuno, un bel corso di formazione. Cari amici, il 25 maggio è un momento importante, un momento fondamentale per il nostro paese, dove dobbiamo decidere con chi stare, con chi offende, con chi ingiuria, con chi calunnia o con chi vuole mandare avanti questo paese con la propria capacità, professionalità. Viva Cinisi,
la cinisi della gente che lavora, la cinisi della gente che vuole bene al proprio paese, la cinisi di Gian Giacomo Palazzolo, il sindaco di tutti. E ora, signore e signori, il momento clou, quello che tutti aspettavamo, il nostro candidato a sindaco, il nostro sindaco, perché non ho più dubbi guardandomi qua, il 26 maggio avremo un solo sindaco, il sindaco di tutti, Gian Giacomo Palazzolo. Siete chiamati alle urne. Fra due giorni, se ci sarà il vostro consenso, sarò il sindaco di Cinisi. Avverto in pieno il senso di responsabilità. Ogni voto, ogni consenso, me lo sento sulle spalle. Sono andato nelle case, ho sentito tante storie di povertà, di ricchezza, di difficoltà, di agio. Voglio essere il sindaco di tutti, voglio essere il vostro sindaco. E quando dico il sindaco di tutti, è anche un'invocazione di aiuto. Cinisi deve darmi una mano d'aiuto. Noi miglioreremo questo paese se voi mi darete una mano d'aiuto. La mia azione amministrativa avrà un senso lì dove voi avete collaborato con me. Questo è un paese che per una congettura storica si trova in difficoltà come tanti paesi del meridione, ma noi abbiamo delle risorse. Noi cinisari sappiamo rimboccarci le maniche e io sarò il sindaco di tutti e amministrerò bene perché voi mi darete una mano, ne sono sicuro. E allora ci saranno le attività produttive che mi daranno una mano, ci saranno le scuole, ci sarà l'associazionismo che è una forza del nostro paese, ci saranno tante persone per bene. Ecco perché voglio essere il sindaco di tutti, non perché voglio rappresentare tutti in ogni singola storia, ma voglio essere il sindaco di tutti perché voglio l'aiuto di tutti per recuperare questo paese. Un paese in difficoltà, come tutti i paesi del meridione, una congettura storica tremenda, una crisi occupazionale tremenda. E allora mi sia consentito, in un momento in cui c'è grande difficoltà, in un momento in cui sono entrato nelle vostre case, più impegno per migliorare il nostro paese,
Io non posso accettare che un candidato a sindaco salga su un palco con il bavaglio, si butta a terra con i suoi uomini. Io non posso accettare che in un comizio si faccia l'opera dei pupi, perché mentre noi facciamo l'opera dei pupi nelle nostre case, i nostri compaesani si vedono staccare la luce per la difficoltà economica in cui si trovano. Perché mentre loro fanno l'opera dei pupi e fanno il teatro, i nostri ragazzi vanno a Cipro per lavorare. Voglio essere sindaco di tutti, voglio assumere questo impegno con grande responsabilità. Ritengo occuparsi della cosa pubblica il più alto degli onori. Se il vostro consenso ci sarà e mi farete occupare di cinisi, lo riterrò il più importante impegno che si possa avere nella propria vita, perché occuparsi del proprio paese è un grande onore e bisogna assumersi questo incarico con dignità, con lealtà. La produttività sarà un imperativo, una parola che mi sentirete ripetere sempre. È finito il tempo del posto al comune, è finito il tempo del posto alla CESAP. Ragazzi, diamoci da fare, perché altrimenti verremo schiacciati. Dobbiamo dare tutto quello che possiamo per rendere produttiva la nostra cinisi. E allora questa sarà un'amministrazione che guarderà con attenzione tutto quello che ha, perché tutto quello che ha possa diventare produttivo. Io non posso accettare che i beni confiscati alla mafia servano per uffici. Abbiamo un palazzo enorme, va bene così, utilizziamoli per dare spazio ai nostri ragazzi. Abbiamo la Tonnara dell'Orsa, è stata messa a gara, e nel momento in cui qualcuno ancora non è in grado di sfruttarla, che se ne vada, perché questo bisogno di lavoro è dei nostri giovani, e per me i giovani sono tutto. Ho dedicato tutta la mia campagna elettorale a voi e a voi la continuerò a dedicare durante la mia elezione. C'è un mercato ortofrutticolo che nasce da un'idea meravigliosa di utilizzare i servizi aeroportuali. Questo è il concetto che noi vogliamo sviluppare, un'impresa che in qualche modo possa trovare spazio a Cinisi. Però ragazzi, sappiate una cosa: come amministratore farò i ponti d'oro a voi, ma questi ponti li dovete percorrere voi. Ecco perché io voglio essere sindaco di tutti, perché ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno delle associazioni di categoria, ho bisogno di tutte le categorie lavorative, ho bisogno dei ragazzi, così miglioreremo questo paese. Io farò ponti d'oro alle attività imprenditoriali, lì dove avranno anche l'intelligenza di comprendere, sono sicuro che l'avranno, che lì dove c'è un problema c'è la speranza del paese. Lì dove c'è il problema dei rifiuti, lì dove c'è il problema dei servizi sociali, quello è business, ragazzi, non sono problemi per il comune. Buttatevi in queste attività imprenditoriali, io sarò con voi, privatizzerò tutto, darò spazio alle cooperative, darò spazio all'iniziativa privata, che è l'unica cosa che c'è rimasta. E questi ponti d'oro ve li creerò anche grazie a una macchina amministrativa che possa funzionare realmente. Sono 113 impiegati, tutti 113 amici miei, costano 5 milioni di euro. Questi 5 milioni di euro devono produrre, e che non si venga a dire che io ce l'ho con gli impiegati comunali. Io sono il primo a rispettare il lavoratore, io ho tanti amici tra gli impiegati comunali, voglio solamente che determinati uffici possano produrre. Io voglio un ufficio tecnico dove si presenta un'istanza e dopo 30 giorni vi sia la possibilità di avere una risposta, perché nel momento in cui non funzionano determinati uffici chiave,
muore l'economia perché non entrano gli oneri, muore l'economia perché l'attività imprenditoriale non ha spazio. E allora noi provvederemo a una riformulazione, riprovvederemo immediatamente a rinforzare questi uffici. E vi faccio vedere che vi sarà una macchina amministrativa che funzionerà, che produrrà. Quei 5 milioni di euro avranno un loro senso e questo sarà un paese che sicuramente potrà migliorare. Voglio un ufficio tecnico e questo è riprova del fatto che io ho fiducia negli impiegati comunali, che si occupa del piano regolatore a stralci, perché io sono convinto che 350.000 euro per fare una rivisitazione complessiva del piano regolatore generale noi non li abbiamo. E allora devono essere gli amici dell'ufficio tecnico a fare una rivisitazione a stralci con le loro competenze, perché non abbiamo motivo di spendere soldi fuori dalla macchina amministrativa. E allora avremo la via del mare, dove a monte e a valle ci sarà la zona turistico alberghiera, la zona residenziale, e avremo dato un senso a una grande opera che non solo porta alla spiaggia Magaggiari, ma porta anche al porto, che è un'ulteriore risorsa. Questo è il paese che io voglio, un paese dinamico, un paese che collabori con il suo sindaco, un sindaco che abbia anche senso di responsabilità e comprenda il ruolo che ha, dove un sindaco non è nulla senza la sua gente, senza la collaborazione delle scuole, dell'associazionismo, ma un sindaco anche che sappia comprendere i bisogni della gente, i bisogni delle categorie. Non posso salire su un palco e gridare a situazioni che non stanno né in cielo né in terra. La gente non gradisce, il paese è in difficoltà, la gente vuole essere amministrata e io voglio amministrare questo paese, lo voglio amministrare realmente, lo voglio amministrare con tutti voi. Voglio un paese che sia migliore. Oggi abbiamo le condizioni per migliorare, perché l'Aro è stato approvato. Due persone mi hanno fatto notare che due sono le esigenze di questo paese: occupazione e pulizia. Oggi c'è l'Aro con Terrasini e Torretta. Lo sapete perché dico Torretta? Perché proprio Borgetto non mi riesce a digerirlo, devo dire la verità. Però io vi dico che Borgetto ce lo dobbiamo tenere. Io avrei fatto un Aro solo con Terrasini, per ovvi motivi di contiguità territoriale. Ma nel momento in cui sono passati anni per arrivare a questo punto, guai a tornare indietro. Teniamoci Borgetto, l'importante è che abbiamo l'Aro, l'importante è che avviamo la privatizzazione del servizio, secondo quello che è il modello di Alcamo. Tutti andiamo nel Trapanese e ci chiediamo perché lì funziona la gestione dei servizi. La gestione dei servizi funziona perché è stata affidata a privati. E vi dico una cosa, è una scelta facile ed obbligata. Per favore, se non potete votare per me, se non volete votare per me, non votate per chi dice una sciocchezza e dice che si può andare in house, è una sciocchezza. Uno gli dica che questa possibilità è prevista lì dove non ci sono i lavoratori interinali. I lavoratori interinali obbligano a questa scelta. Dire che si va in house significa violare la legge, perché la legge non consente di assumere nuovo personale. Dire di voler andare in house significa violare il patto di stabilità.
Per favore, se non mi volete votare, non votate per chi porterebbe il disastro di questo paese, che non si rende conto di quello che dice. Per favore, date un voto responsabile. Crocetta è stato invitato e non è venuto. Io a Crocetta non lo invito e non lo faccio venire sino a quando non dà l'acqua a Cinisi. Crocetta sarà il benvenuto solo nel momento in cui rispetterà la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che prevede che l'acqua torni al nostro paese. Lui prima torna l'acqua al paese e poi sarà ben accetto a Cinisi, e vi faccio vedere che da noi verrà. È stata una campagna elettorale nel primo tratto finta, fatta di tranquillità apparente nella forma, non nella sostanza. Poi hanno gettato giù la maschera e sono emersi per quello che sono. In questa campagna elettorale io ho perso le staffe razionalmente solo una volta, ma dovevo arrabbiarmi con raziocinio, con calma. L'ho fatto quando in televisione si è paragonato parte dell'elettorato a dei cani affamati. Io non consento a nessuno di paragonare parte dell'elettorato a cani affamati che riconoscono il padrone in base a chi gli dà da mangiare. Voi non conoscete i Cinisari? Io non trovo definizioni per quello che è stato detto, non trovo risposte. La risposta gliela darete voi fra due giorni dentro l'urna. Nella stessa circostanza ci si è permessi di dire che i miei consiglieri comunali fanno voto di scambio. Quando è stato detto in televisione che i miei consiglieri fanno voto di scambio, ho pensato a Silvana, banconista del Bar Roma. Ho pensato a Villarosa in cerca di prima occupazione, ho pensato a tutti e 78 i miei consiglieri comunali, persone per bene che hanno sposato con entusiasmo la loro causa, persone che hanno cercato il consenso e quando sono entrate nelle case la prima cosa che dicevano era: mettete una X sul nome di Gian Giacomo Palazzolo. Voi siete gli autori di questo grande successo. Non finirò mai di dimenticarvi, non finirò mai di ringraziarvi, non consentirò mai a nessuno di offendervi, perché chi offenderà voi offenderà me, ma soprattutto offenderà il paese di Cinisi. Non accetto che un parlamentare regionale possa venire a Cinisi e dire:
Forse si è incontrato con un consigliere di amministrazione GESAP. Forse c'è stato voto di scambio. Forse denuncio tutto alla commissione parlamentare antimafia della quale io faccio parte. Nel frattempo, mentre diceva forse non faceva nulla, buttava fango sul nostro paese. E allora senza forse e senza ma, a te giovane parlamentare dico che per 30 voti che ti sei conquistato alle prossime regionali non si vende un popolo, non si vende la dignità delle persone. Perché abbiamo delle famiglie da tutelare e io voglio capire queste famiglie che fine faranno. Io non posso accettare una strumentalizzazione della commissione antimafia per conquistare 30 voti. Senza forse e senza ma, io non ho denunciato nessuno dei compaesani, anche dove hanno diffamato e calunniato. Voglio troppo bene al compaesano, anche se avversario. Ma a te, giovane parlamentare, che hai strumentalizzato la commissione antimafia in un territorio molto delicato per i tuoi 30 voti, ti denuncerò. A voi avversari, e l'avete dimostrato, non interessa amministrare. Mi accingo alla conclusione perché dall'aeroporto ci hanno avvisato che fra 10 minuti piove. A voi avversari dico, a voi non interessa amministrare, a voi interessa vincere, a me interessa amministrare invece. Ecco perché voglio una squadra di consiglieri comunali. Ecco perché voglio una squadra, un consiglio comunale che si occupi del paese, perché i consiglieri comunali, io non lo chiedo il voto disgiunto, si può fare, ma chi l'ha detto che non si può fare? Che loro l'hanno detto come se dovessero ottenere chissà che cosa. Io sono convinto che il voto disgiunto va a mio favore, rimanga tra di noi. Si può fare il voto disgiunto, ma io voglio i miei consiglieri comunali, perché gli atti supremi di una pubblica amministrazione li compie il consiglio comunale. Se io vi ho promesso che farò a stralci il piano, ecco perché la gente è lontana dalla politica. Perché non gliene frega niente della gente, gliene frega dei 30, dei 40, dei 50 voti. A noi no, a noi interessa la gente, interessano i lavoratori. E lì dove parliamo di CESAP, parliamo di lavoratori, non di 30, 40 voti. Noi non venderemo le azioni di CESAP, lo farò per il tramite del Consiglio Comunale. E allora abbandonare i propri consiglieri comunali assomiglia tanto all'atteggiamento di Schettino. Io voglio amministrare e voglio amministrare con lealtà. Io voglio amministrare solo il mio paese. Io voglio che sia un'amministrazione del no, perché tanti no danno un sì grande, enorme. Voglio un'amministrazione autorevole. Questo è quello che io voglio. E dinanzi al fango buttato a me, ai candidati al consigliere comunale, ai molti che votano per me, io rispondo dicendo che prenderò i vigili, con tutto rispetto parlando, e li trasferirò, perché questo è un paese che non si può permettere 33.000 euro l'anno di locali privati. Io privatizzerò il mattatoio, perché non è possibile ancora nel 2014 che ci si occupi della macellazione di un vitello. Diamo spazio ai giovani,
Io vi dico che mi occuperò delle famiglie, dell'arredo urbano, con spazi verdi e attrezzati per i nostri bambini, alle polemiche, alle calunnie, alle diffamazioni, alle ingiurie più o meno accettabili, saluta, non saluta, è spettinato, c'ha la barba. Io rispondo con la fantasia di Cesare Inzerillo, con l'entusiasmo di Fanny Magnaci, perché io voglio un paese diverso, aperto, voglio un paese che sia in grado di migliorare, voglio un paese che sia per quello che è, voglio un amministratore che sia capace anche di amministrare chi non gli ha dato il consenso. Voglio un'amministrazione che sia di tutti, e ve lo dico nella massima sincerità. Concludo. Ogni volta che concludo un comizio, mai la musica che parte al momento giusto. Chi è il responsabile della musica? Per favore, l'ho avvisato a Luca che sto concludendo. No, Luca, ora parte in anticipo. Ragazzi, io non voglio fare politica. La mia esperienza inizia e finisce a Cinisi. Non ho ambizioni di nessun genere, non sono uno che perde la testa per il consenso, io voglio solo migliorare il mio paese. Se mi credete, e sono convinto che voi mi credete, io sarò il sindaco vostro, il sindaco di tutti, il sindaco di questo paese, e a partire da lunedì, quando ci sarà lo spoglio, e per i prossimi 5 anni, il cielo di Cinisi sarà sempre più blu, ma ve lo dico di cuore.